Tu il bilancio lo puoi modificare come vuoi. C'hai degli strumenti come l'ammortamento, se lo fai a 3 anni, 10 o 40, puoi mettere spese che sono ricavi, ricavi che sono spese, investimenti che sono costi, puoi fare quello che vuoi di un bilancio. Allora, in Stati Uniti non fanno leggi, vanno dal manager e dicono: senti, mi giuri sulla Bibbia che questo bilancio è vero? Lui giura. Poi se non è vero, scoprono che non è vero, prende 20 anni di questo. Allora, fare delle leggi sui bilanci di queste società strutturate con le scatole cinesi, dove tu con la minoranza delle azioni diventi proprietario dell'azienda, che hai il pacchetto di controllo, quello che aveva il tronchetto, che l'ha venduta a 2,5 quando valevano 1,8, perché era minoritario ma col controllo. Allora, se il piccolo azionista non ha un ufficio dentro il consiglio di amministrazione, non conta come un amministratore, che è il vero proprietario delle società, quando tu hai dei consiglieri che sono consiglieri in 20 società contemporaneamente, questo è il conflitto di interesse. Come fai a capire, a fare l'interesse di una società se sei anche consigliere di quella opposta alla tua, concorrente alla tua? Finché hai queste cose qua, la borsa va chiusa. Va chiusa perché chi compra azioni e vende azioni sono le stesse società, per farle andare su e andare giù. Sono indebitate. Vanno chiusa. La borsa, quale patrimoniale? Se tu investivi il tuo piccolo risparmio nelle prime 50 società quotate in borsa, le prime 50, bene, in 3 anni avresti perso il 50% e l'hai perse. Se investivi nell'immobiliare, se hai comprato una casa, hai perso il 30%, se investivi in bot, hai perso il 15%, la patrimoniale l'abbiamo già pagata tutti. Questa è gente che va eliminata con le buone o con le cattivissime, nel senso che gli tiriamo delle cozze. No, vanno mandati via, è riduttiva via. Allora, qualsiasi politico esca e vada oggi a tirateli delle cozze, una cozzettina, gliela fai vedere. Dobbiamo pedinarli dove vanno, dove non vanno. Non devono più parlare in pubblico. Se andate a fare come pubblico in televisione, alzatevi e protestate dal pubblico. Fatelo, non hanno più interlocutori. Devono chiudersi in questi studi come delle foche ammaestrate a dirci cose che sappiamo già. Non gli daremo tregua. Loro, se non danno un'idea, non danno una data in questi giorni qua, una data, un orario, una data in Parlamento a discutere queste leggi, io non so cosa possa succedere. Io ho fatto la cozza per tenere calma la gente, ma quelli della Digos, quelli della polizia, mi hanno detto tutti all'orecchio: noi siamo con voi, abbiamo tutti votato Movimento 5 Stelle. La Digos è il Movimento 5 Stelle, state molto attenti. Grillo, sta venendo da sapere. Ma scusa, ma referendum? Ne abbiamo fatti tre, quattro.